per evitare assembramenti, mentre i contagi sfiorano quota 8.000, 2.000 in più di ieri, e i decessi sono già 288. In Francia, dove nonostante la pandemia il presidente Macron ha mantenuto aperti oggi i seggi per le elezioni amministrative, ristoranti, bar, cinema e palestre restano chiusi. Nei prossimi giorni sarà disposta la riduzione drastica dei trasporti a lungo raggio. Da domani la Germania, impegnata oggi nel